Emergenza sanitaria, ma non solo. Nel vertice europeo di domani torna centrale anche quella economica a causa del costante aumento dei prezzi dei beni energetici. Di qui il nuovo intervento del governo per placare il caro bollette. 1 miliardo in più che va ad aggiungersi ai 2,8 miliardi già stanziati. In particolare vogliamo proteggere le fasce più deboli della popolazione che risentono maggiormente di questi aumenti. Da giugno ad oggi il Governo ha stanziato più di 4 miliardi di euro per contenere l'incremento delle tariffe, 1,2 miliardi a giugno e più di 3 miliardi a settembre. Per l'anno prossimo abbiamo previsto di spendere altri 3,8 miliardi e siamo pronti ad aggiungere altre risorse se l'andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi. Sul tavolo dei 27, domani a Bruxelles, non può mancare il dossier immigrazione, da quello lungo il confine tra Bielorussia e Polonia a quello nel Mediterraneo, con Draghi che torna a chiedere aiuto a Bruxelles. Nel pomeriggio invece, sempre alla Camera, il voto finale sul decreto fiscale. Tra le misure, gli 800 euro ai genitori separati in difficoltà economiche, l'IMU separato, ossia l'esenzione sarà valida solo per un'abitazione a nucleo, anche se i coniugi risiedono in due comuni diversi.